lieve aumento per la borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,58%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 13.202,38 punti. Tokyo lievita dall'1,01% e archivia la seduta a 30.216,8 punti. Shenzhen guadagna bene e porta a casa un più 1,22%, terminando la sessione a 13.809,8 punti. Bilancio positivo per i mercati finanziari del vecchio continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,64%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. In luce sul listino milanese il comparto telecomunicazioni, con un più 1,18% sul precedente. Avanza Telecom Italia, che guadagna bene, con una variazione dall'1,68%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del Philly Fed, del Leading Indicator e delle richieste del sussidio di disoccupazione. In Unione Europea ancora stamattina i mercati sono in attesa della bilancia commerciale.